Ciao! Grazie ai nostri video risparmi già molti soldi ogni anno. Risparmia anche sulle parti di ricambio della tua auto. Comprali sull'app Mister Auto. La spedizione è gratuita. Le incrostazioni sulla valvola EGR possono causare una gran varietà di problemi. Ti consigliamo quindi di pulirla regolarmente. Per pulire la tua valvola EGR ti serviranno, oltre agli attrezzi necessari per smontarla, un recipiente di recupero, un cacciavite grande, uno spazzolino da denti, un detergente specifico e un detergente per iniettori per completare l'operazione. Nella descrizione del video trovi la lista dei prodotti necessari per questa operazione. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Per pulire la valvola EGR bisogna sollevare la parte anteriore dell'auto, perché così ci potrai accedere con facilità. Solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui due cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Per accedere alla valvola EGR bisogna rimuovere vari componenti. Per prima cosa, stacca la guaina elettrica del debimetro dell'aria. Poi usa un cacciavite piatto per svitare gli anelli di serraggio da una parte e dall'altra del tubo del condotto di entrata dell'aria. Poi rimuovi il condotto. Svita il dado di fissaggio del condotto per l'aria del turbo per liberare la sua parte superiore. Per farlo usa una chiave a bussola con inserto da 10. Rimuovi dai suoi ganci il condotto dello sfiato. Spingi con un grosso cacciavite piatto sulla parte colorata del tubo, poi rimuovilo facendo leva. Adesso puoi svitare la parte bassa del condotto dell'aria per il turbo, posizionandoti sotto l'auto che devi aver già sollevato. Per farlo usa una chiave a bussola con inserto da 10. Poi rimuovi il condotto. Adesso puoi accedere alla valvola EGR. Usa un piccolo cacciavite piatto per rimuovere il connettore dell'alimentazione. Usa una chiave inglese da 10 per rimuovere le tre viti di sostegno della valvola. Adesso bisogna rimuovere il tubo di entrata del liquido di raffreddamento. Solleva la linguetta con un cacciavite, poi rimuovi il tubo. La valvola EGR è molto difficile da togliere perché è incrostata di fuliggine. Puoi usare uno sbloccante e anche un martello e un pezzo di legno per ruotare la valvola EGR e sbloccarla. A seconda di quanto è sporca la valvola, potrebbero volerci vari minuti. Estrai la valvola, poi rimuovi il tubo di uscita del liquido di raffreddamento. Bisogna anche rimuovere il condotto di entrata della valvola EGR. Per farlo deve rimuovere le due viti situate sulla base, usando una chiave a bussola con inserto da 10. Rimuovi il condotto facendo dei movimenti in qua e in là. Se la valvola EGR è troppo sporca, la valvola a fungo potrebbe funzionare male. Prima di pulire, rimuovi il giunto di metallo della valvola. Pulisci la valvola. La pulizia completa della valvola EGR richiede molto tempo. Ti consigliamo di usare un prodotto specifico perché l'operazione sia più rapida e più completa. bianco sparge abbondantemente di detergente l'interno della valvola e usa pure uno spazzolino. Continua ad applicare il detergente e a spazzolare finché la valvola non è pulita. Non dimenticare di pulire a fondo anche il condotto d'entrata, che potrebbe a sua volta rivelarsi molto sporco. Per completare questa operazione, pulisci anche il sistema di iniezione, versando direttamente nel serbatoio un detergente per iniettori. In tal modo eviterai numerosi problemi legati all'iniezione e aumenterai il rendimento del motore. Dopo aver pulito tutto, rimetti in posizione il condotto di metallo, poi riavvitalo. Rimonta il giunto di metallo e poi riconnetti il tubo di uscita del liquido di raffreddamento. Bloccala con la pinza. Infila la valvola nel suo alloggio, poi rimonta il tubo di entrata del liquido di raffreddamento. Ti consigliamo di sostituire l'anello originale con uno a vite. Riavvita la vite di sostegno della valvola. Riattacca il connettore elettrico. Rimetti a posto il condotto d'entrata dell'aria. Riavvita la parte inferiore del condotto. Riaggancia il tubo del collettore nei suoi supporti. Riconnetti il collettore. Riavvita la parte alta del tubo di entrata dell'aria per il turbo. Rimonta il manicotto del condotto di entrata dell'aria. Poi riavvita i suoi anelli di bloccaggio e rimonta la guaina elettrica del debimetro dell'aria. Adesso puoi far scendere l'auto. Operazione conclusa. Ciao, se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale.